equilibri economico-finanziari, compresi in Confindustria, in questo paese, che Napoli possa tornare a essere protagonista non solo politicamente, ma anche nell'economia, nella finanza, nella cultura e nel turismo. Secondo me sono molto chiari i motivi di chi ci vuole ostacolare. Con la stessa franchezza con cui ho parlato stasera, ho parlato al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio. Sono convinto che però si possa aprire una pagina nuova anche nei rapporti politici, quando ci sono progetti credibili che non sono nell'interesse di Luigi De Magistris e della parte che rappresenta Luigi De Magistris, ma nell'interesse dei cittadini tutti di questa città e di chi vuole venire in questa città. Ti immagini, nel caso di fallimento di questa trattativa, guidare una forte manifestazione su Roma? Una manifestazione. Ci sarà bisogno di marcia su Roma. Non ci sarà bisogno, anzi, non ci sarà bisogno. Ho già invitato il Presidente del Consiglio a venire a Napoli nei prossimi mesi, a vedere Napoli come sarà bella, anche grazie all'aiuto del governo. Non aspetta. Sul termovalorizzatore non ci ripenserai mai. Io ho detto molto chiaramente anche oggi, l'altro giorno col Vice Sindaco, abbiamo avuto una riunione notturna presso il governo, al Ministero dell'Ambiente, ho detto con molta chiarezza che fin quando sarò sindaco di Napoli non si realizzeranno discariche nella città di Napoli e farò di, perché questo dipende anche da me, da noi, e faremo di tutto, perché quello non dipende solo da noi, perché il bando l'ha fatto la Regione, ma faremo di tutto, ma veramente di tutto, nell'ambito degli strumenti democratici ovviamente, perché l'inceneritore non si faccia a Napoli. Nell'ambito degli strumenti democratici, tu hai appena detto, a proposito di un comportamento invece illegale, che quando le leggi non sono giuste le si può cambiare, no, sfidare. Allora, ti ringrazio di questa domanda. Ti ringrazio di questa domanda, perché è una domanda intrigante. Quale termine hai usato? Non sfidare, hai usato un altro termine. Le si può disobbedire. Ho usato un termine di Don Milani. Disobbedire, esatto. Termine di Don Milani. Permettimi, è un po' berlusconiana però. No, assolutamente, no. Berlusconi ha violato altre cose, io no, non è berlusconiana, anzi ti rispondo e ti ringrazio di questa domanda, perché è molto intrigante e anche complicata, perché è stato magistrato per 15 anni. Io ho detto questo, la storia, diciamola a chi magari non la conosce. C'è un assessore che ha subito un decreto penale di condanna, una multa, quindi non un processo, perché il decreto di penale condanna si fa senza un dibattimento, perché per manifestare in favore del lavoro, il welfare non è lusso, il terzo settore eccetera, ha occupato una piazza. C'è una legge del 1931 che punisce in alcuni casi l'occupazione di suolo pubblico, la manifestazione non autorizzata, è una legge fascista del 1931. Io che cosa ho detto? Ho detto che quando si lotta per delle battaglie giuste, come può essere il lavoro, come fanno i ragazzi quando si stava a scuola contro il riarmo, contro le guerre, come è accaduto in manifestazioni sul dissenso anche nel recente passato, se si hanno atteggiamenti non violenti ovviamente, e anzi addirittura si corre il rischio di subire una condanna penale, e si ritiene che una legge sia profondamente ingiusta. Don Milani, Gramsci, altri sono andati anche in carcere in base a leggi giuste, c'è chi è andato in carcere per le opinioni, come pensai. Io dico che se uno pensa che una legge sia profondamente ingiusta, quindi non è il discorso dei reati, corruzione e altro, quindi non è per nulla berlusconiano, io credo che sono persone che meritano rispetto. E siccome mi ha sempre incuriosito il dibattito sulla disobbedienza civile, perciò ho citato Don Milani, io credo che oggi, 2011, dove le peggiori ingiustizie spesso sono fatte attraverso leggi ad personas e attraverso provvedimenti amministrativi spesso illegali, si pone un problema di riaprire nel paese il dibattito sulla disobbedienza civile. Secondo me è un tema attualissimo,
sul quale bisogna avere posizioni laiche, che non significa assolutamente istigare alla disobbedienza delle leggi, anzi a rispettarle, ma quando una legge è profondamente ingiusta a parlarne, e quando soprattutto si lotta per dei diritti costituzionali, se uno manifesta in piazza e magari non sa che non ha avuto l'autorizzazione e per questo si prende una condanna penale, io mi auguro che lui venga assolto dopo un dibattito, dopo un processo e dibattimento pubblico, ma porto rispetto per chi, pur di combattere per dei valori costituzionali, ha corso il rischio tutto sommato di occupare una piazza e prendersi una multa di 15.000 euro. Questo è il tema. Ho capito, ma ugualmente questa posizione qui ti porterà a grandi grane, perché, beh, però non è molto semplice, perché anche se è molto chiara la delineazione che tu fai del terreno su cui si può in qualche modo disubbidire, comunque far rientrare da un'altra parte l'idea di una soggettività nell'interpretazione delle leggi, da dove le leggi invece sono l'oggettività per eccellenza, no? Il tema, no? Se fanno una legge, no, si discuteva, si fa una legge che impedisce, no, la lettura delle intercettazioni telefoniche, qualcuno ha detto io le leggerò comunque e mi prendo una condanna. Io non è onesti, voglio spiegare, cioè secondo me nella vita certe volte per le lotte di libertà, per le lotte per i diritti, per il diritto al lavoro, per l'uguaglianza, per la solidarietà, senza mai utilizzare metodi violenti, lo dice uno che è stato magistrato, che è pacifista convinto, non violento convinto, ci può stare che tu fai un'occupazione di una piazza e che non hai chiesto l'autorizzazione. Secondo me ci dovrebbe essere, ecco, un contemperamento tra il valore costituzionale e la legge. Tant'è vero che io sono convinto che l'assessore verrà assolto, perché quando andrà di fronte a un dibattimento pubblico lui farà valere le ragioni. È stato addirittura, ha avuto un decreto penale una giornalista che, almeno la legge sui giornali, si trovava lì per caso, è stata in qualche modo identificata e ha preso anche lei il decreto penale di condanna. È un tema molto delicato. Certe volte la storia democratica del nostro paese, che dimostra come tante leggi sono state cambiate anche attraverso battaglie civili che a qualcuno sono costate anche la galera, scusate, mica è 1000 anni fa le tante persone che sono andate in carcere per reati di opinione, persone che sono andate in carcere perché esprimevano delle opinioni, perché dissentivano, perché dicevano voci contrarie al regime. Allora anche là, voglio dire, dici però tu hai violato una legge che prevedeva il carcere se tu esprimevi un'opinione contraria al potere costituito o al regime. Là pure si poteva dire non lo dovevi fare perché la legge prevede quello. In quel caso c'è chi è andato in carcere per dimostrare che di fronte alle opinioni non si può rispondere con la repressione o con il carcere. Ecco perché io per esempio sono anche convinto che uno dei temi sia quello della eliminazione dei reati di opinione. Io trovo assurdo che una persona debba essere condannata penalmente per un'opinione. Ci stanno altre forme risarcitorie che non sono quelle penali. Addirittura abbiamo persone che per alcune diffamazioni che hanno in qualche modo inanellato poi sono andati in carcere per un cumulo delle pene. Ci stava un ex, cioè un collega tuo, che andò in carcere perché aveva avuto 4-5 diffamazioni, poi si è trovato in carcere. Io credo che di fronte alle diffamazioni si debba risarcire in denaro o con altre sanzioni, ma mandare una persona in carcere perché ha manifestato un'opinione a me personalmente sembra un'aberrazione giuridica. Allora questo è il tema che si pone come una riflessione laica sul rispetto delle leggi illegittime. È sotto gli occhi di tutti, scusate, che molte leggi oggi sono manifestamente illegittime. Di fronte a quel si può reagire in tanti modi, o facendo ricorso nelle aule giudiziarie, o favorendo i pronunciamenti di illegittimità costituzionale, o ci sono anche le associazioni, i comitati, i movimenti che decidono di lottare in forme pacifiche, ma dissentendo di fronte a leggi ingiuste. Roberto, ci vuoi concludere questa serata da poeta? Dai, non ci puoi cantare, non puoi fare la parte di Pisapia,
giustamente, concludici questa serata da poeta, che intanto è il tuo mestiere. Comincio a finire il discorso, a dare un mio parere su quello che ha detto Luigi, poi ti tenterò di finirlo per voi. Credo che sia molto giusto quello che ha detto. Pensa che i primi anni che cantavo io, e non ti dico quanto, c'erano sempre i carabinieri. E sono stato anche convocato qualche volta in caserma, dopo qualche concerto. Pensa che ridere, non è che dicessi cose particolarmente straordinarie, però sembrava che sobillassi, che chissà perché c'era quest'idea. Oggi come oggi è veramente da educande quello che canto che cantavo. Non è che la morale cambia, è che c'è una differenza abissale fra legge ed etica. Non dobbiamo credere che tutto quello che è legge sia etica. Noi dobbiamo stare all'etica, fondamentalmente, e non a quell'accordo sociale che facciamo, che si chiama legge, che è la cosa più vicina all'etica che possiamo avere noi uomini. Però c'è quello scarto che è quasi incolmabile tra dove finisce la legge e non è più etica e dove invece c'è l'empirio dell'etica. È lì che i ragazzi vanno a protestare in piazza anche se non hanno il permesso. È lì che mi permetto una cosa antica, Antigone seppellisce il fratello, perché non aveva mai permesso nessuno di farlo. Però è diventata un'eroina. Mica l'eroe Creonte, l'eroe è lei, perché ha fatto questa cosa. Io sono convintissimo che l'uomo vero, l'uomo che concepisce la vita, che concepisce l'etica, sia più grande dell'uomo che concepisce tutto solo come legge. La legge va rispettata, quando non si può va cambiata, quando non si può cambiare va disobbedita. Sono perfettamente d'accordo con voi. Allora, poi ovviamente ognuno rimane il suo poeta. Guarda, poeta, io non sono un poeta, assolutamente, sono un costruttore di parole, uno che quando mi arriva un'emozione la devo tirare fuori, assolutamente, e ho bisogno di farlo. Credo che al di là di tutte le cose che noi diciamo, viviamo, credo che il senso della poesia sia un senso di verità quasi nascosta in questo sfondo straordinario di vita nostro di tutti i giorni. Il senso della poesia sia quello che spiega minutamente, più precisamente, laddove non arriva l'etica, la morale, la ragione. Oltretutto è non è una moneta, non è niente di scambio, è un qualche cosa che unisce, come la musica, che unisce paradossalmente tutti gli uomini in uno stesso linguaggio. Io posso non capire un discorso filosofico, ancora oggi non capisco Hegel, anche se leggo due righe di Hegel non lo capisco, Marx lo capisco di più, ma Hegel molto di meno. Ma non posso non capire a volte un discorso politico, anzi quelli non li capisco mai. Ma quando leggo grande poesia, o quando sento grande musica, io mi sento cittadino universale, mi sento veramente uomo del mondo, perché tutti i posti, ogni regione del mondo può avere una sua legge, una sua etica, una sua politica, una sua storia, una sua cultura, ma tutto il mondo ha lo stesso modo di sentire i sentimenti, e i sentimenti sono l'arte, la musica, la poesia, la cultura. E qui siamo nella culla, qui non sto facendo la sviolinata a Napoli, l'amore qui è grandissimo, cioè qui è palpabile l'arte è già fuori, è estetica, se ti affacci lì e guardi Capri là davanti, è estetica, e poi è nel cuore di tutti. Il napoletano è artista, nasce artista, che è non il contrario, ma la sublimazione della capacità di essere uomini, della razionalità di essere uomini. Chi non è artista, chi non è poeta, chi non conosce la musica, chi non sa che cos'è la poesia, quello lo so che lo sa. Chi non sa queste cose non ha una cittadinanza.
non ha una libera appartenenza al mondo, appartiene solo a se stesso, è male egoisticamente. Chi invece conosce una nota come la conosce un altro, un Mozart, un Beethoven, un Neruda, un Cavafis, eccetera, si assomiglia. E io li vedo quelli che mi assomigliano, non c'è bisogno di parlarsi, perché diventa subito amore. È una partecipazione straordinaria d'amore. Ti finisco con una cosa che è un po' così, una chicchetta, ma la dico lo stesso. I greci, che erano un gran popolo, avevano, come tu sai, un verbo complicatissimo, che aveva singolare e plurale, ma avevano anche un'altra forma che si chiama duale, che non è più esistito nel mondo. Era la forma del discorso diretto con un'altra persona. Quando parlavi al duale parlavi sempre d'amore. Voglio parlare a una persona, amore in tutti i sensi, affettività al cubo. Quindi il duale era la maniera, nei dialoghi di Teocrito, nelle storie di Callimaco, la maniera per esprimere nella lirica l'amore a un'altra persona. E quando era plurale era politica, quando era singolare era, come abbiamo detto prima, un po' egoismo, e quando era duale era fortemente amore. Io vorrei che noi tutti continuassimo a parlare il duale tra noi, uno con l'altro. Noi abbiamo finito e spero che vi abbiamo anche intrattenuto. Grazie Sindaco, grazie Roberto. Non capisco più niente. Quando stava via, sono avanti.